Ciao a tutti, ecco un breve screenshot per ricordarvi come si fa il grafico e come si inserisce il grafico nella relazione. Come vedete, lo schermo è diviso in due. A sinistra avete lo scheletro della relazione, a destra il foglio di calcolo. Allora, come vi avevo già fatto vedere, per costruire la tabella si parte mettendo l'intestazione. Quindi scrivete molla 1, selezionate nel nostro caso 4 celle, formato, unisci celle. Poi mettete i dati che ci interessano, cioè l'allungamento, la massa, la forza peso, e il rapporto tra la forza peso e l'allungamento. Poi, per formattare quanto avete ottenuto, potete centrare e mettere in grassetto. Poi vanno inseriti i dati. Una volta che avete inserito tutti i dati, l'ho fatto anche per la molla 2, dovete, diciamo, formattare un attimino quello che avete ottenuto, in modo innanzitutto da far comparire le cifre decimali. Per farlo, selezionate la tabella di dati, formato, celle, e aumentate le posizioni decimali portandole a 3. Lo stesso per l'altra tabella. Formato, celle, e aumentate il numero di posizioni decimali. Poi potete mettere una formattazione alle colonne della tabella, ad esempio in questo modo, in modo da ottenere una cosa carina da inserire nella relazione. Per fare il grafico, dovete selezionare le colonne di interesse. Vi ricordo che per selezionarne due dovete tenere premuto il tasto CTRL. E poi cliccare su grafico. Dispersione XY. Avanti, serie di dati in colonna, dopodiché area per nome e ci mettete molla 1, poi dovete inserire il grafico della seconda molla, quindi fate aggiungi, nome e ci mettete molla 2, valore per le x e ci mettete la colonna x, valore y e ci mettete fp. Avanti,
Quindi il titolo, un sottotitolo se volete, l'asse X, che è l'allungamento in metri, e l'asse Y, che è la forza peso in newton. Potete spostare la leggenda, ad esempio in basso, il grafico è fatto. A questo punto lo potete allargare e una volta cliccato due volte sul grafico, con inserisci, linee, andamento, lineare, avete le due linee di lineari, cioè le due rette, che meglio approssimano i punti. Una volta realizzata la tabella, le tabelle e il grafico, per inserire il tutto nella relazione dovete, per quanto riguarda le tabelle, semplicemente selezionare e spostare. All'interno della relazione, nel punto che volete. Potete anche regolare l'altezza della tabella e la grandezza. Per quanto riguarda il grafico, basta selezionarlo, cliccare col tasto destro, copia e incolla, col tasto destro oppure con Ctrl C. Anche per quanto riguarda il grafico, rimpicciolire e adattare alla vostra pagina.